Lo pollice, trattenimento quinto della giornata prima, quinto passatempo della prima giornata. Una volta il re d'Altomonte, morso da una pulce, l'acchiappò con gran prontezza e vedendola così bella e ben piantata, gli sembrò un peccato giustiziarla sul patibolo dell'unghio. Ella chiuse dentro una caraffa e, nutrendola ogni giorno con il sangue del suo braccio, la allevò così bene che dopo 7 anni, quando le fu cambiata la gabbia, diventò più grande di un castrato. Il re la fece scuoiare e fece pubblicare un bando. Chi riconosceva che animale avrebbe dato la figlia in moglie. Questo manifesto fu noto a tutti, arrivò gente a Branchi e vennero dal cuore del mondo per trovarsi a questo esame e mettere alla prova il loro destino. Chi diceva che era una pelle di gatto mammone, chi di lince, chi di coccodrillo, chi di una bestia, chi di un'altra. Ma tutti restavano 100 miglia distanti, nessuno colpiva nel segno. Alla fine arrivò un orco, che era la cosa più scontraffatta del mondo, che solo a vederlo faceva venire tremiti, brividi, cagarelle a chiunque. Ora questo, appena arrivato, ronzando intorno alla pelle e annusando la cosa, c'entrò il bersaglio. Questa è la pelle del cambindestro delle pulci. Il re, che vedi che aveva fatto centro, per non mancare alla parola che aveva dato, che fece chiamare Porziella la figlia, che sembrava di latte e di sangue. Caro mio, vedevi un piccolo fuso e te la covavi con gli occhi, tanto che era bella. E il re le disse: figlia mia, tu conosci il bando che ho pubblicato e sai chi sono. In vita e conti non mi posso tirare indietro, non posso ritirare la mia promessa. Sei re o sei corteccio di più, la parola è stata data. Bisogna tenere fede anche se mi crepa il cuore. Ma chi avrebbe mai immaginato che questa lotteria toccava proprio a un orco? Ma non cade foglie che ce non voglia. È necessario credere che questo matrimonio sia stato deciso prima lassù e poi qua giù. Abbi quindi pazienza e se la mia figlia è benedetta, non contrastarmi, perché il cuore mi dice che sarai felice. Spesso dentro una giara di pietra non lavorata sono stati trovati tesori. Sentendo questa decisione, Porziello si oscurò, ingiallì, le labbra all'ingiù, tremava, stava proprio per morire la creatura. Alla fine scoppiò a piangere, cominciò a luccare. E quale servizio ho fatto a questa casa perché ho avuto questa punizione? Che maniera ho usato con voi per essere in mano a questo mostro? Ma povera me, finisco come una donna in gola a rospo, come una pecora sfortunata. Mi porto via il lupo mannaro e questo è l'affetto che dimostri, questo è l'amore che dimostri, che dicevi che era la pupilla della tua anima. Così levi dagli occhi la ciliegina dei tuoi occhi, oh padre, crudele. Certamente non sei nato da carne umana, le carni e le orche marine ti hanno fornito il sangue. Ogni animale ha i suoi figli, tu soltanto hai un controcuore, ha nausea il tuo seme. Tu hai sullo stomaco la figlia, meglio che mia mamma mi avesse soffocato, che la tetta della balia è una vescica di veleno. E il fischietto che mi appeserà con una macina, che mala sciagura. Questa giornata era a fianco, una mano di arpia abbracciata da 2 zanne di porco. Avrebbe voluto durare di più quando il re... Non ti arrabbiare, perché lo zucchero costa caro, fai piano, perché gli scudi sono di pioppo, perché esce feci, chiudi la bocca, non biangolare, non bigolare, sei troppo linguacciuto, chiacchierone e maldicente, quello che faccio è ben fatto, non insegnare al padre a fare figli, smettila e ficca di questa lingua là dietro e fai in modo che non mi arrivi, la sembra al naso, perché se ti metto le zampe addosso non ti lascio un ciuffo e ti faccio seminare questo terreno con i denti. Ma guarda che sto puzzo culo mio, che fa l'omma nelle leggi per il padre, ma quando in qua uno che ancora puzza di latte ha di discutere la mia volontà, presto dagli la mano in questo istante, parti per casa sua perché non voglio te ne manca per un quarto d'ora davanti agli occhi questa faccia disfrontata e presuntuosa. La povera Porziella, che si vide a questi estremi con la faccia di condannata a morte e l'occhio da spiritato,
Partette, prese per mano l'orco senza corteo e fu trascinato in un bosco. Gli alberi facevano da palizzata ombrata perché non fossero scoperti dal sole. I fiumi si lamentavano perché, procedendo al buio, inciampavano dentro alle pietre. Gli animali selvatici si godevano la loro benevento, sicuri in mezzo a quelle macchie dove non arrivava mai nessuno a meno che non si era perso. In questo luogo buio, comunque meno accurato, spaventoso, come la facciata dell'inferno, c'era la casa dell'orco, tutta tappezzata e pavesata con le ossa degli uomini che si era mangiato. Pensi un poco, chi è cristiano, il tremito, l'orrore, la stretta al cuore, la paura e lo spavento, la diarrea della povera ragazza, calcola che non le restò sangue addosso. Ma che svogniamo, non vi secco rispetto al comandi posti becesi, come dolce fava non sgusciata, perché andata a carcere l'orco tornò carica di carti di uomini ammazzati, dicendo: mo non ti puoi lamentare, moglie, mi prendo cura di te, ecco, di una bella scorta di commanati, godi e voglimi bene, può cadere il cielo ma non ti farò mancare. Ma il masticatore, povera porziella, sputando come una femmina gravida, voltò la faccia dall'altra parte e l'orco disse: è così, capito, quando si danno confetti ai porci. Ma non importa, un po' di pazienza, fino a domani. Sono stato invitato a una caccia di porti selvatici, te ne porti un bacio, celebriamo le nozze in grande per consumare questa unione. Detto così, se ne andò attraverso il bosco e che la creatura smettette a chiacchierare, passava una vecchietta che ci chiedette una cosa per mangiare, e la povera porzella ci dice: oh, buona femmina mia, Dio conosci cuori, sono in mani a un diavolaccio che mi porta a casa solo pezzi di uomini ammazzati. Non so come abbia appena la forza di guardare queste porcherie, vivo la vita più miserabile che abbia mai vissuta. Eppure sono figlia di re, sono stata cresciuta a parre e pardelle, mi sono vista in mezzo al grasso. E così dicendo si mise a piangere come una bambina che si visse strappare la merenda, e la vecchietta ci dicette: cresce bella bambina, non consumare questa bellezza piangente, hai trovato la tua fortuna e sono qui per aiutarti di qua e di là. Ora ascoltami, io ho 7 figli maschi, 7 gioielli, 7 giganti, Mas, Nard, Col, Mic, Petrulla, Scadè e Ciccone. Che hanno più virtù del rosmarino, a particolare Mas, ogni volta che metto l'orecchio per terra, sente e ascolta tutto quello che si fa 30 miglia lontano. Nard, ogni volta che sputa, fa un mare di sapone. Colo, quando getta un ferretto, fa nascere un gambo di rasoio affilato. Mic, ogni volta che lascia un bastoncino, fa crescere un bosco intricato. Petrullo, come getta a terra una goccia d'acqua, fa scorrere un fiume terribile. Ascadè, ogni volta che tiene un sasso, fa sorgere una torre saldissima, e Ciccone lancia così dritto con una balestra che colpisce un miglio lontano di una galocchia di una gallina. Con l'aiuto di questi, che sono tutti gentili, cortesi, avranno compassione della tua condizione, puoi tentare di toglierti dalle zampe di quest'orco, perché questo bel bocconcino non è per la gola di questo mostro. Ah, nessun momento migliore di questo, rispose Porzì, perché quella malombra di mio marito è uscita e non tornerà che questa sera. Avremo il tempo di svegliarci e ritagliare la carta. No, questa sera non si può fare. Perché abito un po' lontano. Domani mattina io e i miei figli arriviamo e ti togliamo dai guai. Se ne andò. La porziella si attaccò. Ah, Matì. Quando gli uccelli gridarono: via il sole! Ecco di arrivare la vecchia con i 7 figli e con Porzella tra loro. Si avviarono verso la città, ma non si erano allontanati di mezzo miglio che Mas, mettendo le orecchie a terra: allerta, holà! Ai noi, c'è la volpe! L'orco è già tornato a casa e, non trovando questa ragazza adesso, se ne viene con il cappello sotto l'ascella per raggiungerci. Sentito questo, Nando sputò per terra e fece un mare di sapone. L'orco arrivato, corse a casa, prese un sacco di crusca, se ne strofinò sopra i piedi, che con gran fatica però oltrepassò questo ostacolo. Maso rimise l'orecchio a terra: a te compagno, adesso arriva. E Cola, gettando un ferretto a terra, spuntò un gambo di rasoio. L'orco corse un'altra volta a casa, si vestì di ferro dalla testa ai piedi e, tornando, scavalcò questo fosso. E Mas mise di nuovo l'orecchio a terra. Su, su, allarme, allarme, che tu vedrai l'orco di gran carriera. E colesto col bastoncino fece sorgere un bosco terribilissimo, una faccia di una cosa difficile da bucare, ma l'orco giunse a questo malpasso, mise mano a un coltellaccio che portava al fianco e cominciò ad abbattere di qua e di là,
e comunque facetti in modo che tutto questo che arriva in terra, tanto che in 4-5 colpi fu libero da quell'intrigo. Masu, che aveva le orecchie da lepre, tornò a gridare: «Stiamo fermi come se stessimo a raderci! L'orco ha messo le ali, adesso lo vedete alle nostre spalle!» E allora Petrullo prese una fontanella che pisciava goccio a goccio da una conchiglia di pietra, un corso d'acqua e sputato alla terra, scorre un grosso fiume. L'orco, che vide quest'altro ostacolo e che non riusciva a fare tanti buchi in quante tappe trovavano loro, si spogliò e passò nuotando dall'altra parte. Mase, sempre con l'orecchio in ogni buco, sentì lo scalpettio e disse: «Questa nostra faccenda sta andando a male e l'orco sta arrivando, perciò stiamo attenti e ripariamoci, altrimenti siamo perduti.» «Non temere», disse Ascadeo, «che ora ti sistemo questo straccione.» E dicendo questo lanciò un sasso e fece apparire una torre. Si chiusero dentro sbarrando la porta, ma l'orco, arrivato e visto che si erano messi in salvo, corse a casa, prese una scala da vendemmiatore, caricatesela sulle spalle, corse alla torre. Mase, che stava con l'orecchio a terra, tentò da lontano: «Adesso siamo alla fine della candela delle speranze. Ceccone è l'ultimo rifugio della nostra vita perché l'orco sta tornando infuriatissimo. Ahimè, mi sbatte il cuore e prevede una mala giornata.» «Ih, che sotto che sei!» rispose Cecco. «Lascia fare a me, non ti preoccupare.» Mentre dicevano questo, fece 100 pallottole e cominciò ad arrampicarsi. Ceccone lo prese di mira. Gli cavò un occhio, lo fece cadere lungo, disteso come una pera a terra. Uscito dalla torre, con lo stesso coltellaccio che lui portava appresso, gli tagliò il collo come fosse ricotta. Lo portarono con grande allegria al re, che fece tanta felicità per aver ricoperato la figlia, le trovò un bel marito, fece ricchi 7 figli, la mamma che avevano liberato la figlia da una vita così infelice, e non smettendo di chiamarsi 1000 volte colpevole con Borsiele, perché per un capriccio da l'aveva messo in così grande pericolo, senza pensare che grande errore commettesse chi va cercando uova di lupe e pettine a 15 denti, ova di lupe e pettine 15.